chi è Dumas? Ma i bambini frequentano qua l'area? Sì, sì, il pomeriggio tutti qua. Dico, io non ci sono dalla mattina alla sera perché lavoro. Però quando vengo qua con i miei nipoti mi spavento pure. Non mi lasso, dico, hanno 5 anni all'uno, ma se fanno il testo spacco la testa. Siamo a Case Gialle, nell'area attrezzata, che è stata creata ovviamente per l'intero quartiere. In questi giorni sicuramente ha suscitato anche grande clamore la vicenda, chiamiamola così, della casetta realizzata fai da te. Ovviamente un'opera che diciamo cozza con quella che invece è la destinazione naturale della struttura, cioè è stata realizzata da qualcuno questa casetta chiusa, che ovviamente non poteva essere fatta. Su questo siamo tutti d'accordo. Ovviamente però io andrei anche a ridimensionare quella che è un po' la vicenda, fermo restando ovviamente il rispetto delle regole, e coglierei un altro aspetto legato a questo gesto, sicuramente la necessità anche di avere degli spazi, soprattutto per gli anziani, e soprattutto adesso con l'avvento della cattiva stagione, perché se è vero che durante la bella stagione si può godere di quelli che sono gli spazi aperti che offre la nostra città, ma che offre anche questa bella struttura, che al di là del degrado, che certamente non può essere imputata all'amministrazione, però ecco, dico, al di là di questo, dico, sicuramente, ripeto, il gesto evidenzia e chiede ed è espressione forse di una richiesta, cioè quello di spazi idonei per la terza età. Io più volte in questi anni, anche con la passata amministrazione, ho sempre rappresentato la questione, vale a dire spesso gli anziani dei nostri villaggi, perché la questione Case Gialle può essere tranquillamente anche la questione di Camaro, di Bisconte, anche di Provinciale, ecco, tante zone ovviamente che ricadono nella terza municipalità, ritengo che questi anziani necessitino e abbiano il diritto di avere dei locali idonei per il tempo libero. La struttura di Villa Dante, per quanto bella possa essere, per quanto adesso a breve l'intera Villa Dante sarà interessata da importanti lavori, io ritengo che non possa essere l'unica struttura concepita per gli anziani, per un semplice motivo, perché ad esempio, porto un esempio banale, un anziano di Bisconte difficilmente se ne va a Villa Dante, ma stesso discorso anche per tutti coloro che ovviamente dovrebbero percorrere chilometri e chilometri. Secondo me una cosa bella potrebbe essere, ripeto, quella di individuare piccole strutture, piccoli locali di proprietà già comunale, per farli gestire direttamente agli anziani sotto forma di associazione, quindi dislocarli nel territorio, consegnarli ovviamente alle associazioni che sarebbero responsabili di quella struttura, e credo che tutti noi ne beneficeremmo, perché ecco, la terza età, agli anziani, che molto spesso vengono tra virgolette trascurati, rappresentano la memoria storica della nostra città.